what you hearing. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. X gon' give it to you. What? Fuck man, you to get it on. Didn't even get to cross. Benvenuti guardiani in questo nuovissimo Troppo alla notte settimanale. Questa settimana dovremo affrontare Alaktul, la lama oscura, e vi elencherò per bene i modificatori, che questa settimana sono l'epico, la rabbia, le armi leggere, l'antiradar e il volo. I tre cala li ho svolti con diversi utenti, li ho svolto principalmente con Zexion e Icallollo come sempre, poi anche con l'aggiunta di Mariano che saluto. Cercate di trovare la vostra arma primaria principale, quella che vi è più simpatica e che ovviamente utilizzate meglio, perché con armi leggere vi farà molto comodo. Io comunque sia sono andato come sempre di Telesto, quindi qualsiasi perk o modificatore ci sono io vado di Telesto, e vedremo se in questi tre cala la maledizione dello spettro continuerà. Innanzitutto ci tengo a dirvi che come ben saprete oggi dovrebbe arrivare la ricompensa dello spettro a 3.20 per la doppietta scarlatta. Non arriva alle 10, ma arriverà alle 7 con l'aggiunta dello standardo di ferro. Quindi sì ragazzi, con lo standardo di ferro arriveranno ulteriori video su Destiny, perché è la modalità che mi piace più di tutti. Passando ai drop, direi di vedere subito con lo stregone cosa abbiamo droppato. Se non sbaglio con lo stregone eravamo con Maria, con Zexion e Icallollo. Vediamo un po'. Una merda totale per tutti, armi, piedi e cagate varie per tutti. Non sto a elencarvi i nomi perché tanto già avete capito che sono stronzate che butteremo via. Col cacciatore, se non sbaglio, qui allora eravamo con Mariano e Icallollo. Vediamo cosa ha droppato. Lo spettro per Mariano, quindi la maledizione prosegue, ma per chi gioca con me in questo caso. Quindi Mariano droppa lo spettro e con l'ultimo, con il titano, vediamo cosa ci si becchiamo con Zexion e Lollo. Lo spettro per Lollo. Quindi ragazzi, la maledizione diciamo si è un po' modificata. Lo spettro va a chi gioca con me, quindi non giocate con me. Passando al fan della settimana, se la giudica Michele Piredda, spero di averlo pronunciato bene, per aver commentato, comunque sia, e likeato tanti dei miei ultimi video, compreso anche quello dei consigli su Xur, dove è molto molto attivo. Vi invito perciò a seguirmi su Twitch, dove farò la live principalmente anche oggi, se non sbaglio, alle 14.30 su Hearthstone. Siamo in arena 6-0, quindi proseguiremo l'arena e poi vedremo se andare in ranked. Poi per il resto, comunque sia, troverete tantissimi video questa settimana sullo standard di ferro, compreso il pack opening grado 5. E niente, vi invito a lasciare un pollice alzato, un parere qua sotto e seguirmi su Facebook, Morti Gaming, oppure cercarmi solamente Morti. Bella per tutti, buona caccia guardiani!